Colleghi miei, vi do il benvenuto attorno a questo tavolo, perché insieme andremo a parlare di una questione molto delicata. Dobbiamo assolutamente portare un nuovo contenuto di Rainbow Six nella community italiana. Deve essere un contenuto nuovo e creativo. Della, hai per caso, diciamo, delle idee? Stupiscimi. I minigiochi? Li faccio già i minigiochi, Della. Non mi devi fare ste cose, oddio, Della. No. Della, non mi devi fare ste cose, hai capito, Della? Master! Tu! Tira fuori qualche idea. Andrebbero bene i minigiochi? Li faccio già, Master, i minigiochi io! Io li faccio già, Master! Master, ti sembra che c'ha la faccia di uno che scherza, Master? Master, bravo, baciami i piedi! Bacia il piede, Master! E qua, bacia il piede! Oh, vive da me! Johnny! Johnny, sei rimasto solo tu! Sì. O mi dai qualcosa di buono, o qua finisce male, Johnny! Johnny, qua finisce male, Johnny! Johnny, non mi devi fare nervosire! Se portassimo i Meatbusters? Spiegati meglio, Johnny, questa idea... Forse potrebbe essere qualcosa di buono. Spiegati meglio, Johnny. In che cosa consistono questi Meatbusters? Portiamo delle idee prese dalla community per vedere se sono reali o fake. Ne dice, presidente? È un'idea che le può piacere? Spiegamela ancora meglio. Fammi tipo un esempio di un possibile Meatbusters. Ad esempio c'è chi sostiene che la mia collega Zofia non può rianimarsi nelle mie trappole. Potremmo provare a vedere se è un mito vero oppure sono solo bugie. Grande Johnny, sei aggiudicato, sei un bomber. La ringrazio, signor presidente. Potrebbe essere un'idea buona. Il mito che andremo ad analizzare, ragazzi, è quello che dice che la nostra amica Zofia si può rianimare anche dentro alle trappole del Frost. Vi ricordo anche che Zofia si può normalmente rianimare. E uno, e due, e tre, vai. Bello, bello come si rianima. Vai, Inge, spara. Un altro. Oh, vediamola. No, vai, basta, rianimati. Basta. Rianimati. Attenzione, ragazzi. Bellissima l'animazione. Ed eccola l'animazione. Come già detto prima, adesso andremo a vedere se Zofia si può rianimare da sola dentro alla trappola del Frost. Vai, vai, entra, entra. Poi. No, ragazzi, non va. Bastard. Guarda che finale, mie sofferenze. Il mito che andremo a vedere, ragazzi, adesso è un mito davvero molto interessante, che dice: se un attaccante posiziona il disinnescatore sopra una carica a irruzione e fa esplodere questa carica a irruzione, il difensore subisce danno o non subisce danno? Vi dico già che noi per caso, giocando così, l'avevamo provata questa cosa e non avevamo subito danno. Però adesso non siamo più sicuri se subiremo danno oppure no. Vai, vai. Planta, Master. Ok, questo è il disinnescatore. Vai, metti a carica. Che si dischi tu o io? No, tu, vai tu, vai tu. Oh, niente ragazzi. Mito sfatato, però stranamente l'altra volta l'abbiamo provato e non subivamo danno. Cioè, sembra... Ti sembra strano, ragazzi, però benvenuti su Rainbow, questo è Rainbow. A volte le cose vanno, a volte non vanno. Perciò, mito si può dire sfatato. Il mito che andremo ad analizzare, ragazzi, sarà quello che dice: se il nostro amico Thatcher... E tira fuori la roba, Thatcher. Mamma mia, c'è della roba che spacca. Se il nostro amico Thatcher tira la sua MP sopra il drone di Echo, il drone di Echo si rompe o rimane attivo? Vedremo insieme adesso. Aspetta, Johnny, aspetta, bomber. Guarda qua che bel drone. Allora, vuoi che sta fermo qui o lo metto sopra il drone? È uguale. No, fermo così. È uguale. Ok, allora, vediamo, ragazzi, vai. Ad è che sta andando? Attenzione. Allora, vedo tutto oscurato, però mi sa che il drone è ancora vivo. Il drone c'è. Il drone c'è. Aspetta che voglio vedere se si disattiva o no. Ah no, ok. Ok, ok, il drone rimane. Niente, ragazzi. Abbiamo sfatato questo mito. Mito sfatato. Perciò, ragazzi, il drone rimane attivo. Un altro mito che andremo ad analizzare insieme vede protagonisti il nostro amico Jäger e il nostro amico Fuse. In pratica, ragazzi, se Fuse Elite. Dovesse... Elite, va bene, Elite! Ma sei zitto! No. Sai perché? È perché ormai Dick ci ha speso i soldi, no? Quindi vuole che almeno... si faccia riconoscere che sia Elite. Raga, alla fine gliel'ho comprato. Allora, il nostro amico Fuse Elite, ok, sei contento adesso? I tre ADSL. Raga,
ragazzi, il mito dice: possono tre ADSL fermare una carica di fuse? Adesso lo vedremo. Vai fuse, fuse tutto. Io no. Attenzione, il nostro amico Johnny si è salvato. Tre ragazzi possono fermare. Uno si è rotto. Due sono rotti. Quindi con due si sopravvive. Oddio! Via! Guarda che infame, oh! Raga, raga, zitti. Ma blocco un attimo a Johnny. Allora, volevo dirvi uno scherzo che voglio fare a Johnny. Ho posto dei fiuzzi per caricare di riduzione così muore. Vai. Ok, ragazzi, adesso andremo a vedere con due ADSL. Cacciali. Hanno trovato una bomba. Ok, una ADSL lì. E l'altra ADSL lì. Ok. Fuse. Hai fatto? Oh, spostati Della che non vedo. Sì, un attimo. Hai fatto fuse? Perché devo fare io la cavia? Mi te tocca. Vai, fai fizzare, vai. No! Vai. Raga, non è che sta un'altra carica. No. Ullala, l'ultimo. Ma quindi? Mi è rimasto 4 di vita. Ce l'avevo molto vicina alla carica, quindi secondo me si può sopravvivere. Pronti? Eccoli. E l'ultimo. Porca miseria. No. Atterrato. Sì, atterrato. È perché perciò, ragazzi, molto più vicino. La conclusione è: se ci sono 3 ADSL si riesce a sopravvivere a una carica. Se ce ne sono 2 riesce a pararli tutti tranne l'ultimo disco di hockey, diciamo così. Perciò voi state attenti all'ultimo disco e scappate. Il prossimo mito che andremo a vedere insieme vede protagonisti un difensore qualsiasi e il nostro amico Thatcher. E anche la nostra amica Docca Abby. In pratica dice: se Docca Abby chiama il telefono di un difensore e Thatcher tira la sua grappolina, il telefono del difensore si spegne o rimane a suonare? Vai, Docca Abby, chiama. Ragazzi, là voi. Vai. Vai, tira. Vai. Ora provate. No, ragazzi. Mito sfatato. Provate, vai. E riprova. Hai mano? Eccolo. No, non si spegne. Aspetta, io lo posso soltanto e vedi se si rompe. Ok, vai. Vediamo se si rompe. No, non succede niente. Però, vabbè, rimane. Aspetta, difensore però può distruggerlo da quel che ho sentito dire. Proviamo. Sì. Ok, quindi il telefono si può rompere dal difensore, ma non dalla granata MP del Thatcher. Un altro mito che andremo ad analizzare insieme è quello che vede protagonista Vigil e Twitch. In pratica, il nostro amico Vigil rimarrà invisibile ai droni anche se verrà colpito dal drone di Twitch. Adesso lo scopriremo. Vai Twitch! È troppo calmo. Attiva. Me l'hai disattivata, eh. No, ragazzi, è incredibile. Se Vigil viene colpito da Tecnoide, Johnny crasha. Mamma mia. Ma sei crashato. Bellissimo. Aspetta, bellissimo, rifacciamolo. Mamma mia, allora, rifacciamolo per sicurezza. Aspetta. Ok, sei pronto? Vai. Ci sono. No, è proprio di che me. Abbia l'abilità. Mi si disattiva. Vediamo un po' se è un proiettile. Che ne dice, signor presidente? Non le sembra un'ottima idea? È un'idea stupida! Solo un operatore alleato. No! Non sono io che dovrò decidere se è un'idea buona o no. Saranno i playerini che decideranno se gli piace questa serie. Perciò, ragazzi, se volete che portiamo altri miti, scrivete nei commenti se avete dei miti che volete che noi sfatiamo oppure confermiamo. Perciò, mi raccomando, come già detto, sarete voi che deciderete se questa serie proseguirà oppure no, supportandola con like e scrivendo nei commenti il prossimo mito da fare. E detto ciò, per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Bella, playerini! Guarda quel master che fa sempre il porco. Ma mo muori. E muori. Olè.